Ciao, in questi 3 minuti parleremo di un primato che vantiamo noi salernitani, più per scelta Rauti che per scelta nostra. Infatti a Salerno siamo tra i cittadini più tassati d'Italia, perché il nostro comune ha ben deciso di applicare le aliquote massime per tasse e imposte. Ma se i cittadini sono costretti a continui sacrifici, il comune invece si concede un bel po' di lussi. Pensate, su 8.000 comuni, quello di Salerno è tra i primi in Italia per i suoi costi di gestione. Addirittura 540 milioni di euro nel 2014. Sì, avete capito bene, più di mezzo miliardo d'euro. E facendo due conti sono circa 4.000 euro per ogni cittadino di Salerno, inclusi i poveri e ignari neonati salernitani. Per fare una metafora calcistica, è un po' come se avessimo i costi di gestione del Real Madrid. E pazienza se poi otteniamo una salvezza a fine campionato. Tanto ci sarà sempre qualcuno pronto a gridare al miracolo. Anche se oggettivamente il rapporto tra i costi e i risultati non regge. Se poi andiamo a spulciare le singole voci di spesa, ce ne sono alcune che sono davvero scioccanti. Per convegni e manifestazioni il comune di Salerno è primo in discusso in Italia. Ha speso 6 milioni e mezzo di euro nel 2014, 1 milione di euro in più della capitale Roma e 2 milioni di euro in più di Milano. Se poi sommiamo la stessa voce di spesa anche nel 2015, allora vediamo che i convegni e le manifestazioni sono costati più di 10 milioni di euro ai cittadini salernitani. È un po' come se un padre di famiglia tornasse a casa e dicesse ai propri figli di non avere più un euro, neanche per fare la spesa, salvo poi tornare qualche giorno dopo con la Mercedes appena comprata. Insomma, i politici dovrebbero tornare a ragionare come un buon padre di famiglia, dando peso ai soldi pubblici che spendono fino all'ultimo centesimo, perché chi spreca i soldi pubblici non fa meno danni di chi li ruba, perché chi spreca i soldi pubblici ruba la speranza, perché chi spreca i soldi pubblici ruba il futuro. Però adesso voglio lasciarvi con una domanda simpatica ma impegnativa. Voi come li spendereste 10 milioni di euro? Un secondo, ve la rifaccio perché sennò può arrivare qualche risposta da censura detta così. Come li spendereste 10 milioni di euro nell'interesse e nel bene di Salerno e dei salernitani? Pensateci e mandatemi le vostre risposte su Facebook. Con questo vi saluto e ci aggiorniamo al prossimo 3 minuti. Ciao!